Ciao, oggi in questo video ti rilasserò con i suoni di conchiglie che ho collezionato in tanti anni e inoltre proveremo anche a classificarle. Iniziamo con... Allora, questa ha una struttura abbastanza spigolosa e ha, diciamo, una grandezza medio-piccola, direi. Ha tante striature ed il colore è abbastanza neutro, direi un bianco con delle striature più verso il marrone. Dunque, e di questa ho anche un altro colore, ed è un colore più sul nero grigio. Allora posiamo l'altra. Questa appunto è molto simile all'altra, cambia solo il colore. Allora, vediamo un po' nel mio quaderno. Questo è il mio quadernone di appunti vari. Allora, allora, dovrebbe essere... Hexaplex duplex, ossia luma caroccia, più comunemente chiamata. Allora, qua dice che è robusta e con molte spine, quindi direi di sì. Può avere vari colori, quindi direi di sì. Vive nei mari tropicali, infatti l'ho trovata in Centro America. Man mano che crescono si spostano su fondali rocciosi. Ecco perché è chiamata luma caroccia. Quindi questa
queste due spero siano le hexaplex duplex. Sono abbastanza pesanti anche, infatti dice robusta. Poi passiamo alla mia preferita. Questa. Questa ha una forma a cono con delle striature rosate. È piuttosto grande e dentro si vede la madreperla. Bellissimo, direi. Allora, vediamo un po' come si può chiamare questa. Come la classifichiamo? Quadernone. Non ha le spine, non è a cono, quattro piccoli di terra, dunque mi sembrerebbe questa Trochus niloticus e fa parte dei trochidi ed è l'esemplare più grande e pesante. Si trovano spesso nelle formazioni coralline, infatti l'ho trovata in Australia. Striature rosate o marroni, quindi ci siamo. E madreperla. Sì. Direi che è proprio questa. Trochus niloticus. Vediamo ancora un attimo. Sì. Sì. Ok. E questa è fatta. Queste forse sono già un po' più comuni. Ha un colore marrone con tanti pallini, diciamo, macchie, anzi, bianche.
marrone più chiaro. Poi è fatta così. Si sente il mare, direi. E di questa ho anche questa. E questa ha le macchioline marroni e ha anche una linea qua. E poi sempre di queste ho anche una più piccolina. Che diciamo ha un colore che è un po' un misto tra i due, un po' bianco, un po' marrone. Allora vediamo di capire. No. Allora, credo faccia parte delle cipree e vivono nei mari caldi. Sono conchiglie molto colorate, lisce e lucenti. Sì. Forma così. Tropici mediterranei. Sì. Direi che l'abbiamo trovata. Decisamente lucente, sì. Ne ho una più grande e una più. Questa hanno una forma molto particolare, secondo me.
è fatta così. E poi ha questo labbro da cui partono queste spine. Questo è rotta. Sotto è fatta così. Piccola. Anche lei il labbro con le spine. Vediamo un po'. Degli strombi e gli strombi sono appariscenti, direi di sì, varietà di forme, di strutture, sculture, sì, spine, sì, manicalti, strombi. Dunque, ci rimane questa qua, che è la più grande che ho. Così, quindi anche lei un certo labbro. Allora, andiamo qua nel quaderno. Questa qua non sono mai riuscita a classificarla in realtà. Essere la conchiglia regina. Parete spesso, medico centrale, fondari sabbiosi, guscio usato per
Potrebbe essere questa, però. Vediamo se troviamo conchiglia dei tropici, c'è un pacifico, c'è un indiano, c'è un marrone, c'è la corallina.